Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. In realtà è la seconda volta che lo sto rifacendosi. Scusate, sono sempre a grattarmi io, ma in questa città schifosa c'è un'umidità schifosa, altrettanto come la maggior parte della gente che la abita. Non dico tutti, ma quei pochi diciamo che non ci becchiamo mai. E quindi sono sempre a grattarmi per questo, ma veniamo al tema del video, che non è polemico, state tranquilli, la polemica la lasciamo fuori oggi. In realtà mi sembra che l'avevo già girato, però ultimamente ho dei problemi con la musica e praticamente la voce non si sentiva e quindi ho deciso di farlo per offrirvi comunque un contenuto di qualità migliore. Questo video mi è stato richiesto da Elena White, quindi come sempre, come in tutte le video richieste e video tag, vi lascerò il canale della ragazza in questione, anche perché insomma mi dispiace vedere che nonostante abbia tipo 200, forse addirittura 300 iscritti più di me, ha delle visualizzazioni come ne avesse 50. E come da titolo parleremo delle mie 5 fisse più strane. La mia prima fissa riguarda la bocca. E dal movimento forse avrete capito che ho il vizio di togliermi le pellicine dalla bocca. E naturalmente di questa cosa non vi metterò foto né vi darò dimostrazione pratica, perché insomma mi sembra un po' schifoso e magari non a tutti fa piacere vederlo. La mia seconda fissa riguarda la disposizione delle finestre quando accendo il computer. Ora avevo fatto uno screen l'altra volta, adesso non ce l'ho, però guardate, guardo il computer come state vedendo e vi dico pari pari la disposizione di ogni volta, che Gmail, poi YouTube, poi subito accanto Facebook, poi subito accanto ancora Badoo, sì, sono su Badoo, poi subito accanto WhatsApp Web, subito accanto un'altra chat che i maschietti gay conosceranno sicuramente, che è verbo.com. Deve essere sempre assolutissimamente questa la disposizione. E se capita di aprire qualcos'altro, una volta chiuso ritorna sempre quella di prima. La mia terza fissa, anche se sembro uno di quelli che si rompe facilmente le scatole, proprio rompe le scatole. Più conosco una persona, più ho un legame profondo con questa persona, più ho l'idea di rompere le scatole. Perché? Perché contrariamente a quanto si possa pensare di me, ma sono sicuro di non essere l'unico, non do mai nulla per scontato. E cosa che invece talvolta succede al contrario. Quindi è chiaro che se si allontana una persona di cui non me ne frega niente, non mi pongo il problema. Se invece si allontana una persona di cui me ne frega, capite che, insomma, la mia quarta fissa riguarda il cibo strano. Premesso che io ho sempre l'esigenza di cambiare per quello che riguarda il cibo, ma più strano è, meglio è. Il mio gusto di gelato preferito è il mango, per esempio. Non c'è cosa più buona del gelato al mango, anche più buona del mango stesso, secondo me. E quindi adoro, come dicevo appunto, assaggiare le cose strane. La mia quinta e ultima fissa è, in linea generale, la precisione. Io sono una persona molto precisa, puntigliosa, ma non tanto per quello che riguarda gli altri, ma proprio io, della serie, vi sto scrivendo un messaggio, ok, vi faccio una S al posto della A, errore classico, devo tornare indietro, cancellare la S e rimettere la A, e dal di fuori uno pensa che non faccia mai errori, invece no,
state scoprendo questo lato del sottoscritto puntiglioso, pignolo e preciso, eccetera, eccetera. Dispongo perfino tipo le cose sul tavolo sempre nello stesso modo perché mi devo ricordare dove sono. La serie è proprio malattia mentale, quel gesto tipico italiano per cui gli stranieri si prendono per il culo. E, insomma, questa è la mia quinta e ultima fissa, la precisione. Bene, io non ci crederete, ma vi ringrazio per avermi fatto rilassare, perché se non ci fosse qualcuno che mi riguarda non avrebbe senso fare questi video. E svagarsi un po' perché è un periodo veramente molto, molto stressante per me, molto pieno di stress, ma non altrettanto di cose da fare. Che sembra paradossale, ma è così. Vi ricordo se vi va di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi ricordo altresì di seguirmi su tutti i social, cioè Instagram, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, quello che vi pare. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!